Eccoci qui. Oggi andremo a realizzare questa tazza punta spilli. Io l'ho realizzata utilizzando della lana. Ora vi faccio vedere. Ho utilizzato questa lana. Se volete potete utilizzare tranquillamente del cotone. Questo è semplicemente un acrilico 100%. Allora, per fare il corpo ho utilizzato questo verde petrolio. Per fare la parte qui alta, un beige, e per fare la bustina ho utilizzato un bianco panna, ecco qua. Poi abbiamo bisogno di un po' di cotone nero, un semplice cotone, così per fare il ricamo. Poi abbiamo bisogno per gli occhietti, io utilizzo questi. Se volete potete utilizzare anche delle perline. Poi abbiamo bisogno dell'uncinetto 1,75, io mi trovo bene con questa misura. Poi forbici, un marcatore e un ago da maglia. Ok, avanti col progetto. Iniziamo con il filato verde petrolio che realizziamo il corpo, anello magico, ci agganciamo. E qui all'interno andremo a realizzare 6 punti bassi. Fatti 6 punti bassi, stringiamo e iniziamo il giro numero 2 facendo degli aumenti. Ora andiamo nella prima maglia, facciamo il primo punto basso, e qui andremo a mettere un marcatore. Ok, ora andremo a fare un aumento per ogni punto sottostante, quindi ho già fatto il primo punto basso e qui vado a realizzare il secondo punto basso. Ecco qui il primo aumento. Ora proseguiamo nella maglia che segue, un altro aumento, ecco qui, e andiamo avanti così per un totale di 6 volte. Giro 3, andremo a realizzare una sequenza di un punto basso e un aumento. Questo è il primo punto basso e nella maglia che segue andremo a realizzare un aumento. Questa sequenza la faremo per un totale di 6 volte e ci troveremo con 18 punti sul giro. Ecco finito il giro 3. Iniziamo con il giro 4 che andremo a fare una sequenza di 2 punti bassi e un aumento. Questo è il primo punto basso, nella maglia che segue un altro punto basso e nella maglia che segue un aumento. Ecco qui. Questa sequenza per un totale di 6 volte e ci troveremo con 24 punti sul giro. Giro 5, andremo a realizzare una sequenza di 3 punti bassi e un aumento. Un punto basso, nella maglia che segue il secondo punto basso, nella maglia che segue il terzo punto basso e qui andremo a realizzare l'aumento. Questa sequenza andremo a realizzarla per un totale di 6 volte e ci troveremo con 30 punti sul giro. Ecco qui che sono arrivata al giro numero 6, dove andrò a fare una sequenza di 4 punti bassi e un aumento. Questo è il primo punto basso. Nella maglia che segue
il secondo punto basso, 3, 4 e qui l'aumento. Ecco qua, questa sequenza sempre per un totale di 6 volte e ci troveremo con 36 punti sul giro. Giro numero 7, faremo una sequenza di 5 punti bassi e un aumento. Ecco qui, il primo, 1, 2. 5 e qui andremo a fare l'aumento. Questa sequenza andremo a ripeterla per un totale di 6 volte e ci troveremo con 42 punti sul giro. Ora, giro numero 8. Andremo a fare una sequenza di 6 punti bassi e un aumento. Questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qui faremo l'aumento. Questa sequenza andiamo a ripeterla per un totale di 6 volte e ci troveremo con 48 punti sul giro. Giro numero 9. Andremo a fare 7 punti bassi e un aumento. Questo è il primo punto che vado a segnare. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, e qui andremo a fare l'aumento. Questa sequenza andremo a ripeterla per un totale di 6 volte e ci troveremo con 54 punti sul giro. Ecco qui, siamo arrivati al giro numero 10 e andremo a fare un punto basso sopra ad ogni punto basso, quindi 54 punti bassi. Questo è il primo. Siamo al giro numero 10. Quindi andremo a fare un punto basso sopra ogni punto basso e questo lo faremo dal giro 10 al giro numero 25. Eccoci qui arrivati al giro 25 ed ora completeremo questo giro, l'ultimo, il 26, lavorando a mezza maglia alta. Quindi prendiamo il filo. Entriamo nella maglia sotto, prendiamo il filo e usciamo dalle tre asoline. Qui abbiamo realizzato una mezza maglia alta. Quindi proseguiamo così per tutto il giro. E andiamo avanti fino al marcatore. Ecco qui terminato il giro, ora sfilo il marcatore che non mi serve più, vado a tagliare il filo, abbastanza lungo perché devo inserire l'ago, sfilo, prendo l'ago. Ecco qui e vado a chiudere realizzando un'asolina. Praticamente un punto. Non vado sul primo, ma vado sul secondo. Ecco qui, stringo
realizzo l'asolina. Ecco, e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Ecco qua. Faccio un nodo, taglio e ho finito. Allora, qui il corpo della tazza è pronto, l'abbiamo fatto. Ora dobbiamo realizzare la parte sopra. E cosa facciamo? Prendiamo il filato beige. E anche qui, in questo caso, vado a fare anello magico, mi aggancio e all'interno del cerchietto vado a realizzare 6 punti bassi. Ora proseguo giro 2. Inizio a fare 6 aumenti. Ora mi aggancio con un punto basso, ecco qui, vado a segnare il giro numero 2 e qui realizzo il primo aumento, ecco qui, e proseguo facendo questi aumenti per 6 volte. Ora, praticamente per realizzare il sopra è uguale alla base della tazza, quindi cosa farò? Andrò avanti dal giro 1 fino al giro 9 realizzando la base della tazza. Ecco qua, vedete? Ho realizzato la stessa lavorazione che ho fatto per la base, ok? Ora, arrivati qui, taglio il filo. Molto lungo perché mi servirà dopo per cucire. Prendo l'ago e vado a chiudere con un'asolina. Ecco qui, ora terminato il sopra, ora andremo a realizzare il manico. Quindi filato dello stesso colore del manico e all'interno del cerchietto vado a realizzare questa volta 8 punti bassi, quindi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ecco qui, stringo ed ora senza aumenti e senza niente andiamo a realizzare un punto basso sopra ad ogni punto basso. Quindi questo è il primo, mettiamo sempre il marcatore e proseguiamo, vedete, così un punto basso sopra ad ogni punto basso, quindi ad ogni giro abbiamo 8 punti bassi. Vedete, iniziamo subito a dare la forma. Ok, ora rientro ancora qui e riparto col giro 3 sempre lavorando un punto basso sopra ad ogni punto basso. Questo lo farò fino al giro numero 17. Eccomi qui arrivata al giro 17, avete visto, questo qui è il manico ed ora andiamo a tagliare il filo. Teniamolo sempre lungo perché ci servirà sempre per cucire. Quindi ora vado a sfilare. Poi per dargli un po' di forma
mettiamo all'interno un po' di imbottitura, se volete, non è obbligatorio, però io ne metto dentro un pochino, proprio giusto per dargli un po' la forma. Ecco qui, abbiamo fatto. Ed ora niente, prendo l'ago e vado a chiudere. Ecco qui, finito di chiudere, il manico qui è pronto. Ora, finito con il manico. Vedete? Ecco qui. Ora andremo a realizzare la bustina da mettere qui. Ecco qui. Quindi iniziamo con la bustina avviando 8 catenelle. Quindi andiamo ad avviare 8 catenelle. Ecco qui, fatte le 8 catenelle partendo dalla seconda maglia, dall'uncinetto, andiamo a lavorare a punto basso, un punto basso sopra ad ogni punto. Arriveremo alla fine della riga che abbiamo 7 punti bassi. Ecco qui, proseguiamo. Riga numero 1 fatta. Ora giriamo il lavoro, riga numero 2. Una catenella e proseguo sempre lavorando un punto basso sopra ad ogni punto basso. Alla fine di questa riga ci troveremo con 7 punti bassi sulla riga. Quindi siamo alla riga numero 2. Ora proseguo facendo la riga 3 e vado avanti così fino alla riga numero 5. Ecco qui, sono arrivata alla riga numero 5 ed ora cosa faccio? Una catenella, quindi una catenella girando il lavoro, salto un punto e vado nella maglia che segue. Lavoro a punto basso. E mi fermo un punto prima della riga. Qui mi fermo un punto prima, lo salto e faccio ancora un punto basso. Praticamente ho realizzato una diminuzione. Giro il lavoro, una catenella, salto ancora un punto, vado in quello che segue e proseguo. Vado avanti, mi fermo un punto prima, così salto un punto. E faccio ancora un punto basso. Qui un'altra diminuzione. Ora attenzione, giro il lavoro, quindi faccio una catenella per alzarmi e praticamente guardate, metto l'uncinetto all'interno di ogni punto rimanente, caricando il filo e quando mi trovo con le quattro asoline le chiudo tutte insieme. Ecco qua, chiuso. Così ho realizzato la mia bustina. Ora faccio un paio di catenelle sufficienti da poterle inserire all'interno della tazza. Io ne faccio 15. Ecco qui. Perfetto. E chiudo, taglio il filo e chiudo.
Eccoci qui con tutte le nostre parti da assemblare. Ora, cosa facciamo? Andiamo ad inserire gli occhietti e a ricamare la parte qui. Quindi contiamo qui, arriviamo fino alla riga numero 17, tra la riga 17 e 18 andiamo a mettere gli occhietti. Quindi prendo il mio occhietto e vado a inserirlo tra la riga 17 e 18. Ecco qui. Poi mi sposto, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qui vado a inserire l'altro occhietto. Ed ora vado ad agganciare. Allora, ho agganciato gli occhietti, ora andiamo con il filato nero per fare le ciglia. Io entro, guardate, seguite quello che faccio io. Vado qui in obliquo e faccio la ciglia piccolina. Poi rientro ancora, ops, nel punto in cui sono partita, esco con l'ago e sempre in obliquo mi sposto un pochino più in su e vado a fare la ciglia, quella più lunga. Ecco qua. Ora andiamo a realizzarla dall'altra parte. Stiamo sulla stessa riga, ci inseriamo e facciamo anche le altre ciglia. Ecco qui, sto finendo la ciglia quella più lunga ed ora cosa faccio? Vado a fare le sopracciglia, praticamente salgo su di due righe, ok? E faccio queste sopracciglia un po' stilizzate. Ecco qui. Ecco ok. Ed ora anche dall'altra parte. Ecco qui, finito. Adesso io qui ho fatto, vedete, le guance praticamente con una matita colorata, non fate altro che dare un po' di colore. Volendo potete utilizzare anche del fard. Adesso fatto questo, andiamo a imbottire. Quindi iniziamo a mettere un po' di imbottitura, poi prendiamo la parte alta che andremo a cucire. Allora, vi faccio vedere dove cucire. Allora, qui vedete sotto che ci sono queste lineette qui in rilievo, ok? Andiamo a cucire proprio qui, in corrispondenza di queste lineette che sono l'equivalente dello stesso numero di giri della parte alta. Quindi ora prendiamo, ci inseriamo all'interno di una di queste lineette e andiamo nella parte del lavoro beige, qui nella lineetta esterna.
Ok? Prendete così e tirate il filo. Ok. Ora andiamo nell'altra lineetta della base, del corpo base, e sempre con l'ago andiamo ad agganciarci nella parte sopra e proseguiamo il lavoro così. Ecco qua. Ora andate avanti, però non chiudete tutto, vi fermate qui un pochino prima perché dobbiamo continuare a imbottire. Ecco qui, ho lasciato, come vedete, uno spazio, prendo l'imbottitura e continuo a imbottire. Ecco qui. Quando vedo che il lavoro è abbastanza rigido, mi fermo e proseguo con la cucitura. Ecco. E ora proseguiamo. Nel frattempo io ho inserito la bustina. Durante il lavoro di cucitura non ho fatto altro che inserire dentro, vedete, soltanto la parte alta delle catenelle all'interno. Ok, ora andate avanti con la cucitura. Ok, finita la parte sopra, ora andiamo a cucire il manico e andremo a inserirlo qui. Aiutatevi con degli spilli, così vi semplifica il lavoro. Ecco qua. Perfetto. Ecco, e andiamo a cucire. Ecco qui, abbiamo finito il lavoro. Il progetto, come vedete, è semplicissimo, però carino. Ok. Come sempre, io spero che questo progetto vi sia piaciuto e al prossimo tutorial. Ciao, ciao!